3572-06, il prefisso per chi chiama da fuori Roma. Signor Arbore, io voglio arrivare a dirlo con un'annunciatrice vera. Ogni giorno la vita è una gran accoglienza, dalla notte no. Che sensazione le dà questa popolarità? Un po' d'emozione c'è. Poi sa che è l'imbarazzo, signor Arbore? Io prima uscivo svelta svelta da casa, andavo a fare la spesa così com'ero. Adesso come faccio? Come si chiama questo look che lei sfoggia? C'è due modi di mettere questa cosa, sì. No? Quando sto a casa così. E poi in TV? Beh, perché mi pareva più carino. E poi c'è una richiesta di amica mia da Cristina Bus di Casalecchio. È un'amica tua? È un'amica sua, scusi signora? No, come... no, è proprio il titolo della canzone. Casa mia erano solo scocciati perché oggi Mina mi ha fatto una battuta un po' piccante. Mio marito. Vuol togliere gli occhiali? Non lo so come volete. Viene meglio senza occhiali, vero? Oh, viene meglio senza occhiali, bravo. Che meraviglia, viva! Brava. Che ma meraviglia! Vabbè, allora, una cosa indimenticabile, evidente. Sì, non si vero. Provava mai, non niente. Beh, però è stato qualcosa no, è di iconico cosa... e no. assolutamente inarrivabile. Pazzesco. E tu dici, talento lo racconti puro. Nel libro, perché quella che tu pensavi potesse essere in qualche maniera un tuo limite, in realtà hai, con la consapevolezza hai compreso che invece è stata una risorsa. E dici, per racchiudere, mi sono sempre sentita Alice nel Paese delle Meraviglie, un tempo pensavo fosse un limite l'ingenuità, oggi mi sono convinta che sia stata la mia qualità più grande. Sì, la rivendico perché più che ingenuità è una forma di innocenza, chiamiamola così, che è veramente un pregio. È chiaro che trovi persone più volpone di te, quello che è, ma non importa come faceva Pacciaglia, non importa. Esatto. È un altro livello, ma non mi preoccupa. Allora io e mia sorella siamo due anime candide, lo posso sostenere tranquillamente, però abbiamo ricevuto un'educazione meravigliosa, piena d'amore, piena di curiosità. E tu rivendichi tutta questa storia familiare, una famiglia molto, diciamo così, importante e in qualche maniera che ha avuto dei riflessi sì, sulla vostra vita. Assolutamente, no? Non ci siamo mai sentiti né importanti né qualificabili, per questo il corpo estraneo, perché io ho fatto l'attrice, continuo a recitare anche quest'anno, faccio Le Mine Vaganti, per esempio, ma ho fatto l'attrice, ma non ho mai fatto un'accademia, per esempio, non ho mai studiato. E sai che mi disse Pupella Maggio, che adoravo, figurati, certo. Dopo quelli della notte mi trovai vicino a lei a teatro, l'altro po' svengo, signora, Dio, che emozione, che tutte detto? Cose. E lei, ti ho sempre guardata a te, mi ha detto. Dico, grazie, ma com'è? Mi piace assai. Io dico, ma io francamente non lo so se sono un'attrice, io non ho mai fatto un'accademia, è perciò sì un'attrice. Sì. Io direi cioè, un artista, perché veramente sì, poi perché... anche la tua passione per l'arte, insomma, è tutto un tondo che mille si talenti. Chiude. Mille talenti.